Amare l'amore. Annullamento. L'eccesso di linguaggio durante il quale il soggetto giunge ad annullare l'oggetto amato sotto il volume dell'amore stesso, con una perversione propriamente amorosa. Il soggetto ama l'amore, non l'oggetto. Carlotta Scialba è il meschino personaggio di una messa in scena vigorosa, tormentata, sfavillante e allestita dal soggetto Werther. In virtù di una sovrana decisione di questo soggetto, un oggetto insignificante viene posto al centro della scena e là viene adorato, incensato, chiamato in causa, coperto di discorsi, di preghiere e forse segretamente di insulti. Si direbbe che essa sia una grossa colomba, immobile, tutta chiusa nelle sue penne, con un maschio un po' matto che le gira intorno. Basta che in un lampo io veda l'altro nelle vesti d'un oggetto inerte, come impagliato, perché trasferisca il mio desiderio da questo oggetto annullato al mio stesso desiderio. Io desidero il mio desiderio e l'essere amato non è più che il suo accessorio. Mi esalto al pensiero di una così nobile causa che non tiene nel minimo conto la persona che ho preso a pretesto. Questo è almeno quanto mi dico, felice di potermi innalzare sminuendo l'altro. Io sacrifico l'immagine all'immaginario. E se un giorno dovessi decidermi di rinunciare all'altro, il violento lutto che mi colpirebbe sarebbe il lutto dell'immaginario. Era una struttura cara e io piangerei la perdita dell'amore, non già la perdita di questa o quella persona. Voglio ritornarci, come la sequestrata di Poitiers voleva tornare al suo grande fondo Malempia. Gide. L'altro è dunque annullato dall'amore. Da questo annullamento io ricavo un sicuro vantaggio. Non appena sono minacciato da un dolore accidentale, per esempio un'idea di gelosia, lo riassorbo nella magnificenza e nell'astrazione del sentimento amoroso. Mi placo nel desiderare ciò che, non essendoci, non può ferirmi. Tuttavia, subito dopo, soffro, vedendo l'altro che amo, così sminuito, ridotto, come escluso dal sentimento che lui ha suscitato. Mi sento colpevole e mi rimprovero di volerlo abbandonare. A questo punto ha luogo un rovesciamento. Cerco di disannullarlo. Mi obbligo a soffrire nuovamente.